Sì, No, il adesso nome, siamo. sì. Ah. Il nome e il cognome, sì, certo. Sì, adesso siamo in diretta, eh. Ok, benissimo. Aspettiamo solo qualche minuto Che si colleghi quel milione di persone, 2 che si miliardi, 3 persone. colleghi. Sì. Ecco. Sì, aspettiamo solo un attimo. Io intanto ne approfitto, scrivo solo un messaggio. Si stanno collegando gli amici, bene, Ok. benvenuti. Ciao a tutti. Ciao a tutti, adesso poi io ti presento. Ciao a chi ci vuol bene, ma soprattutto a chi non ci vuol bene. Ah, che bello, bello. Un bel, sì, poi ci sta. Sono praticamente un clone della Abate Faria. Beh, è vero, ci assomiglia, eh? Diciamo che assomiglio all'Abate Faria e Jean Valjean tutti e due insieme, quindi proprio uniti in un unico corpo da eccetera, eccetera. Sono un po' più tranquillo, eh? Meno male, sono contenta. Sì. Scusa, scrivo un messaggio. Ma de che? È una questione Tanto tecnica. da questa sera in avanti, per i prossimi 50 anni, andremo in diretta tutte le sere, no? Bene, bene, sì. Beh, potrebbe essere un'idea. Non ho così tante cose da dire, ahimè. Ah, no, no, tu ne hai, altro che Un sei tuo un collega tipo. assessore della passata ebbe a dire di me che sono una risorsa per Moncalieri, una persona a cui voglio anche bene, peraltro. No, no, ma infatti. Assessore confermato, ma non faccio nomi. E Bene, non sei tu, bene, bene. Che chiaramente. non sono io, va bene. No, no. Senti, e invece una persona oggi che non citerò, a meno che non mi dica, non mi scriva perché ci sta seguendo di farlo, mi ha detto che sei un'istituzione. Addirittura. Sì. Vabbè. Beh, intanto senti, ci salutano Maurizio Cagliero, Emir Picco. Ciao Maurizio, ciao Emir. Rosalino Granata, ciao Rosalino. Adriana Siniscalchi, ciao Adriana, è sempre un piacere, benvenuta. Barbara Veglio, ciao Barbara, è un piacere. Aldo Pagliasso, grazie Aldo per Un esserci. fedelissimo Aldo Pagliasso. È un fedelissimo Aldo Pagliasso. Fedelissimo, è una persona a cui sono molto legata, lui e la moglie Franca, e quindi grazie. Riccardo Guida, ciao Riccardo, che piacere. Giusy Merandino, ciao Giusy. Pasquale Che ha Santomauro. rinunciato a un pezzo di Juventus per Ah, bene, quindi me. figurati. Grazie, ciao Pasquale, grazie. Michele Daniello, ciao Michele, un piacere. Angelo Berton, ciao Angelo. Pierpaolo Perrone, ciao Pierpaolo, ancora auguri di buon compleanno. Tonino Randazzo, ciao Tonino, spero di vederti presto. Pollianna, ciao Pollianna. Salvatore Castagnino, ciao, un saluto caro a te e a tutta la tua famiglia. E Franco Nazzaro, ciao Franco, benvenuto, buona serata a Buona tutti. serata, Presidente. Buona serata Presidente, infatti. E Angelo Berton saluta di nuovo, prima nello specifico te, me e poi nello specifico te, quindi lo salutiamo. Danilo Tacchino, Fabri ti voglio bene, ciao Danilo. Senti, allora iniziamo. Sì. Luca Mazzardis, grande Faber, buonasera Luca. Mio maestro Luca Mazzardis, maestro Bene. di giornalismo. Bene, bene. Cristina Zilli Romanelli, ciao Cristina, Patrizia Ceppi, ciao Patrizia da tutti e due, Ivo Anselmo, ciao, ciao Ivo.
E buonasera a tutti quelli che si stanno collegando, sono collegati, sono tantissimi. Buona serata a tutti, è un piacere di nuovo essere qui con Da Casa Con. Non la farò troppo lunga con l'introduzione perché insomma entriamo nel vivo, dato che sono già trascorsi parecchi minuti dall'inizio salutando, ma i saluti si susseguono. Grazie davvero Alessandro Massa, Giovanna Musarella, Domenico Rosbock. Benvenuti, buon sabato sera. Sapete, insomma, è di poco fa l'annuncio, insomma, della parziale riapertura dei negozi già da domani, ovviamente invece altre per quanto riguarda bar, ristoranti, eccetera, valgono le regole che abbiamo avuto fino adesso e poi insomma speriamo che si allentino compatibilmente naturalmente con la situazione sanitaria che ci fa pensare a un futuro migliore di queste ultime settimane che abbiamo trascorso e ci conforta. E quindi, insomma, noi comunque andiamo avanti con la modalità che la situazione ci consente e comunque è diventata una modalità anche in una situazione possibile e efficace anche quando potevamo essere più aperti ai contatti in presenza gli uni con gli altri. E quindi con questa modalità che la situazione ci suggeriva e continua a consentirci, con questi incontri, queste conversazioni, come sapete, invito persone che per vita o per mestiere possono essere attenti osservatori, portatori di opinioni utili rispetto al presente e soprattutto rispetto al futuro. Ecco, per avere un'idea di cosa ci si prospetta, questa sera abbiamo qui con noi l'amico e istituzione moncalierese Fabrizio Scarpa. Benvenuto Fabrizio, un piacere. Piacere a tutti, un abbraccio a tutti. Mi metteranno in piazza vicino al Saturno, allora presto. Chi lo sa, vedremo. Fabrizio Scarpa, per chi già non lo conosce, è attore, giornalista e tanto altro. E poi, insomma, possiamo citare anche alcuni. Lo faccio io, Fabrizio, poi ti passo la parola e tu integri. Però, insomma, l'abbiamo visto anche in TV in un paio di puntate di Italian Restaurant con il grande Gigi Proietti, purtroppo da poco scomparso, Nancy Brilli, Cristiana Capotondi, eccetera. La rossa del Roxy Bar con Anna Marchesini e Tullio Solenghi, sempre sulla Rai, poi fuori classe con la Littizzetto, insomma, ha avuto una grande esperienza, ma soprattutto una grandissima esperienza a teatro che è iniziato da ragazzino, una passione, posso dire, che si tramanda da padre in figlio, e salutiamo Ettore Anche il perché nipote, anche il nipote. anche il nipote, quindi addirittura questo mi mancava, e quindi vedi proprio nel gene della famiglia Scarpa, nei geni della famiglia Scarpa, più tanto altro perché è un fine dicitore proprio in questa settimana, nei giorni dedicati a questa giornata del 25 novembre sulla violenza contro le donne. Abbiamo avuto modo anche di apprezzarlo in diverse letture e molto altro. Però ti lascio la parola perché tu ti racconti l'angolo di Mangiafuoco sul mercoledì, eccetera, eccetera, eccetera. Ma lascio che tu parli. Solo un secondo, Fabrizio, perché mi faceva ancora piacere salutare Alessandro Massa, ancora Patrizia Ceppi che dice che sei proprio un'istituzione. Ciao Danilo, Gianni Pierera Manzo, ciao Elio Muzza, Luigi Castiello, ciao Gino che ti saluta, e ancora Danilo che dice però senza tridente come Saturnio, Sì, no, Gabriella no, io Cannavale. sono contro le armi.
Ecco, e un saluto anche a Gabriella Serravalle, un saluto a tutti con la preghiera sempre Antonio Famà. Ciao Antonio, benvenuto. Con la preghiera sempre di condividere, poi se avete delle domande, chiaramente Fabrizio risponderà. A te la parola, ti chiedo intanto, Fabrizio, com'è il tuo impegno, la tua attività, la tua vita in generale, com'è stata in questi mesi, ecco? Sì, volevo solo dire una piccola cosa perché è giusto che sia. Io tutte queste cose bellissime le ho potute fare grazie al fatto che per hobby ho fatto il bancario e per mestiere mi sono scelto lo spettacolo. Quindi ho fatto un hobby che mi ha permesso di vivere, contrariamente a quello che succede di solito. E mi sono preso un mestiere che non mi ha fatto guadagnare praticamente niente, anzi qualche volta ci ho anche rimesso, ma devo dire, e tu? Sei stata anche presente all'ultima grande soddisfazione che abbiamo avuto tutti insieme. Mi ha dato belle soddisfazioni, perché non si vive di solo pane, anche se io ne ho mangiato tanto di pane, perché come si vede. Comunque, torniamo al tema della serata. No, volevo perché No, tra ringraziare il l'altro sì, lavoro che sì, mi ha ma permesso proprio di una vivere. delle... Scusaci, siamo No, sotto... no, No, figurati. Dì, dì. hai citato proprio la serata, l'ultima serata in cui poi ci siamo visti quando è stato possibile dopo, ma l'ultima serata, ecco, quella della maglietta di Fabrizio, tanta voglia di Faber. Per gli 80 anni di Fabrizio De André, è un bellissimo spettacolo alle Fonderie Limone a febbraio. Saluto Titolo era ancora. 80 voglia di Faber, non 80 voglia di Covid, comunque. No, no, infatti, La però settimana dopo è scoppiato il pandemonio. abbiamo chiuso infatti quasi Ovviamente. con quella serata. Saluto ancora Mimmo Cuzzo Crea, Sabrina Minenna, ciao Sabrina, Giuseppe Artuffo, Alessandro Massa, scusa Alessandro, so il cognome, ma che sostiene e concorda con quello che dici, Pierangelo Cardia, grande poeta, Renato Volontà, ciao Renato, benvenuto, Abito vicino al tuo Saulo. figlio, io abito vicino al figlio di Ah, Renato. ah, eh sì, è vero, è vero. Sauro, Anna Maria Olivieri, benvenuti. Bene, ti lascio la parola, Fabrizio. No, dunque, diciamo che questa cosa qui, come penso tutti quanti noi, me la sarei proprio evitata Evitata. volentieri, no? E l'ho vissuta. Io sono già uno che non si muove molto di casa. E ho bisogno di per muovermi, per fare delle cose, ho bisogno di qualcosa che mi attizzi, che mi attiri, che mi dia la scarica d'adrenalina. Però adesso stiamo vivendo una cosa, un conto è scegliere di non far niente, un conto è essere obbligati, che è diverso. Quindi l'ho vissuta non proprio benissimo, ma diciamo che poi alla fine mi sono adeguato. E devo dire che stranamente, perché io comunque sono un pessimista, no? Però in questo caso mi è andata giusta essere negativo anziché positivo, così almeno non sono stato positivo, no? In questo caso. E quindi l'ho vissuta neanche poi così tanto male, perché con me stesso ci sto volentieri, ci sto parecchio da solo, e quindi ho ritrovato delle cose, il piacere di leggere, di scrivere qualcosina, anche se proprio in concomitanza dello spettacolo ho lasciato definitivamente la mia rubrica L'angolo di Mangiafuoco perché avevo detto, non avevo più niente da dire sostanzialmente. Beh. Credo che da questa cosa qua ci sarebbe molto da imparare. Non so se noi umani siamo una specie animale che ha piacere, che ha voglia di imparare, però diciamo che non avendo più la possibilità di avere il contatto fisico che è importante per noi. Abbracciarci, stringerci la mano, no? Certo. Però abbiamo riscoperto anche altre cose, tra cui questa, per esempio, questo contatto, no? Che finalmente forse siamo riusciti a usare, a utilizzare la tecnologia anziché farci usare dalla tecnologia, perché noi umani abbiamo inventato il progresso, abbiamo inventato di tutto, usandolo purtroppo molto di più contro di noi. Che non per noi, per vivere meglio, perché in effetti poi adesso non sto a fare discorsi sulla globalizzazione o meno, ma certamente credo che l'unico modo per ridistribuire la ricchezza sia il lavoro, l'unico mezzo. Sono Se non c'è d'accordo. lavoro non ci può essere ricchezza,
E se non c'è lavoro non c'è neanche consumo, perché no, non ci sono le mucche da mungere che possono comprare. I robot non vanno a comprarsi pane e mortadella, giusto? Ecco, Ah no, quindi diciamo certo. che si sono anche riscoperte tante cose, anche il piacere di farsi portare la roba a casa, di veder sorridere chi te la porta, che tante volte magari invece andavi al ristorante e non ti guardavano neanche in faccia o cose di questo Sì. genere. Invece ci sono. Sarà che stranamente, forse invecchiando, ormai ho compiuto 70 anni, quindi forse sto riscoprendo delle cose, perché a me non è mai piaciuto cadere dal pero, no? Ti ricordi anche lo spettacolo, ah, ma poi chi lo sa, e poi invece è stato bello, molto bello, punto. Bellissimo, Ho devo dire, risposto abbastanza? memorabile. Ho risposto abbastanza alla tua domanda? Hai risposto abbastanza, insomma, in sostanza, insomma, non sei quasi più uscito, giusto? E ti Sì, ma sei non è cambiato dedicato. molto da prima. La differenza è stata che prima sceglievo io di non uscire. Adesso mi sparano dentro se esco, insomma, metaforicamente, no? Per stringere, ecco. Anche se Senti. obiettivamente ci sono delle cose che probabilmente si è un po' superata anche il senso della misura, ma questo perché? Per quelli che ne hanno fatte di cotte e di crude, quindi io cito No, no, sempre no. il Il buon Manzoni, che il buon senso c'era, ma arretrava di fronte al senso comune, no? Per cui Certo. siamo stati costretti, per colpa di qualche Sì. puntini puntini, a rinunciare ancora di più, perché poi anche a me non piace andare in giro e vedere la gente con la mascherina, mi fa venire l'angoscia, No, però. ecco, questo, infatti, tutte le volte questo tu lo sottolinei quando ci Sempre, parliamo, cioè tu non però esci va perché messo. non vuoi vedere le persone con le mascherine, effettivamente. Mi ricorda delle foto degli anni 20, quando c'è stata la ben tremenda spagnola, dove tutti erano con la maschera. L'unica cosa è l'abbigliamento diverso, ma poi neanche tanto. Senti, allora saluto Carlo Bono, ciao Carlo, grazie, tu sai perché. Alessandro Massa che commenta è come se diverso e anche lui dice che non la sta vivendo male, studia molto, pensa e pensa proprio, riflette su se stesso nel profondo. Un caro saluto anche a Isa Crivellari, ciao Isa, a Roberta Minenna, ciao Roberta, benvenuta. Tutte e due le sorelline ci sono. Sì, tutte e E anche la due. mamma. E Sabrina è presidente della Commissione Cultura da poco, Lo mi so, fa molto ho letto. piacere. E Alberto Battistini, grazie Alberto per esserci per seguire. E ancora Michele Daniele, Alessandro Massa. Sì, è vero, le mascherine danno un senso di chiusura, però è una necessità, chiaramente. E dobbiamo o stare in casa o se usciamo indossarle e credo purtroppo. Troppo ancora per lungo tempo. Massimo Biglione dice che condivide quello che stai dicendo al 100%. Io li ringrazio e chiedo ancora a tutti gli amici collegati, che sono veramente moltissimi, di condividere il video come Massimo sempre. Viglione, mi piace ricordare una cosa, visto che è presente, che è uno di quelli che paga un prezzo altissimo in questo momento, perché lui fa parte di quell'indotto, dell'industria della cultura, no? Dell'industria, che è una vera e propria industria per l'Italia, no? Perché lui comunque allestisce spettacoli, gira con grandi artisti, eccetera, eccetera, e in questo momento nisba. Certo, no, ma Niente, infatti sono, zero, tutto sono. fermo. Non c'è solo il frontman, il cantante, che poi magari piglia 100.000 euro per lo spettacolo. I 100.000 euro li prende anche perché dietro di lui ci sono 400 persone, da quello che Lavorano, guida il certo. camion a quello che gli porta la bottiglietta d'acqua in scena. Come hai visto anche nel nostro piccolo alle Fonderie Limone. Ma certo, ma infatti questo il tema proprio dei lavoratori della cultura, secondo me, l'ho detto più volte, l'ho scritto, l'ho pubblicato, c'è un tema fondamentale che non è solo quello, e purtroppo sono stati quelli, cioè, tra i più maltrattati anche dai Cinema, vari. teatro, veramente un Sì, ma massacro. poi dalle varie forme di ristoro, chiamiamoli Musica, di ba ristoro, balletto, tutto quello che è spettacolo. E tutto, poi perché certo, anche.
sono chiuse le scuole, sono chiusi, non è possibile fare gli spettacoli, ma anche le scuole di danza, di teatro e quant'altro. tutto. Sì, tant'è che appunto, almeno a livello territoriale, si è cercato e si continua a cercare di dare delle forme di sostegno, soprattutto a chi, lo fa per mestiere, perché in questo momento è una questione di, non Ma solo certo, eh. al di là degli ambiti, è una questione di lavoro e di lavoro che non è Chi con quello possibile. Non è ci possibile. si mette insieme il pane, il pranzo con la cena, caspita. Esatto, e dato che non può Io ho avuto essere la portato fortuna di farlo avanti. per divertimento, ma. Sì. Senti, e che cosa hai imparato da questo periodo? E come vedi il futuro? Allora, cosa ho imparato io? Sì, è molto importante, ma io spero che impariamo tutti, inteso, soprattutto Sì. c'è tanta gente che ha bisogno di imparare, Sì. che siamo qui, non si sa bene per quale motivo, perché io poi sono uno sperante, non un credente, quindi lasciamo perdere, siamo su questa terra per, non certo per, scusa se uso un verbo forte, per stuprarla, come abbiamo sempre fatto, ma per viverci tutti insieme. E Certo. adesso rispetto a 100 anni fa siamo 8 miliardi contro i 3 miliardi dei tempi della spagnola, no? Quindi nel giro di 100 anni siamo aumentati di 5 miliardi, quasi triplicati. Quindi imparare veramente che è importante anche, no? È un po' un paradosso quello che sto dicendo, è importante rendersi conto di quanto sia una fortuna, quasi un miracolo, ma non voglio andare alla fede o cosa, ma quasi un miracolo, magari della scienza, della tecnica, non del divino, svegliarsi tutte le mattine per il lavorio che fa il corpo umano durante la notte per rimettere a posto tutte le sciocchezze che noi facciamo durante il giorno. E questo è scientificamente provato, no? Come se ci fossero miliardi di operai dentro il nostro corpo che vanno a mettere, che ne so, quello che beve, quello che mangia male, quello che ne so. È inutile che non vi faccio qui una lezione di medicina o cose per altro. Quindi questo dovremmo impararlo. Già questo, se l'essere umano si rendesse conto di che fortuna ha svegliarsi tutte le mattine, probabilmente staremmo un po' meglio. E invece io vedo continuamente e sento purtroppo, anche se sempre di meno, dire delle cose che... Ma io mi viene da dire, ma da dove arrivo? Ma chi sono? Ma questi chi sono? Non faccio nomi, tanto chi vuol capire capisce, sa benissimo a che mi riferisco, no? Però ragazzi, io non sono contro ogni forma della violenza, però mi viene ogni tanto da dire c'è veramente gente inutile al mondo, purtroppo. E non sono quei poveretti vecchietti che qualcuno ha detto No. che sono assolutamente inutili. Perché anzi, i vecchietti, i pensionati, quelli come me o anche più vecchi, se non ci fossero loro, c'è una montagna di persone che non mangerebbe neanche il pranzo e la cena, Ah, perché grazie ai nonni certo. e ai pensionati c'è gente che riesce perlomeno a mangiare in questo periodo. Soprattutto in questo periodo, soprattutto in Chi vuol questo capire giù periodo. nella Liguria mi capisca. Sì, no, ma poi voglio dire, veramente, non solo, mi riferivo non solo al periodo sanitario, di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, ma in generale in questi anni, soprattutto dopo la crisi del 2008, da cui non ci siamo ancora ripresi, e anzi, e Non ci grazie riprenderemo davvero. mai. E grazie alle persone, proprio alle pensioni dei padri, dei nonni, che tanti giovani, tante famiglie possono andare avanti. Questo in Italia veramente il welfare vero è questo, insomma, credo. Non si può colpevolizzare uno che comunque ha lavorato, no, la sua vita e poi dopo prende la pensione. Sembra che sia un ladro, perché a Sì. volte senti dire: ah, parli facile tu che c'hai una pensione. Vabbè, c'ho una pensione, ma c'ho 80 anni, non parlo solo di me. Sì, C'ho una sì, sì. pensione, Sì, ma c'ho 80 anni, tu ce n'hai 40, cioè, non so, ho ho detto. sempre lavorato e quindi insomma me la sono guadagnata. Senti, ti salutano Angela Angi e Maria Cristina Tortorelli. Ciao Maria Cristina, dice bravi e belli. Grazie Maria Cristina, Alessandro Tu sei Mastro. bella. Sì. Grazie.
Dice Alessandro Massa che, no, ecco, a proposito di quello che tu stai dicendo, l'arte in generale è spesso considerato un non lavoro, purtroppo sì. E devo dire, su questo tema ti leggo qualche commento e concordo con quello che dice Alessandro, bisogna avere sempre l'umiltà di saper ascoltare e imparare. Invece, veramente credo che il mondo sia parecchio dei presuntuosi, ma comunque, condivido quello Troppo che hai giusto. detto tu, che è stato condiviso da Alessandro. Gabriella Serravalle concorda sul fatto, cioè, sottolinea che è bello poter condividere le criticità del settore cultura con chi di cultura vive. Grazie Gabriella, è veramente un tema dolente, lo sappiamo. Saluti da Raffaella Bollito, ciao Raffaella, che piacere. Oh, quanti bei ricordi. Con la procultura di Grande più di Raffaella. 50 anni fa. Grande, grazie per esserci Raffaella. E Gabriella riprende, Gabriella Serravalle, giornalista, riprende nel sottolineare che spera che molti si siano resi conto di quanto abbiamo bisogno di momenti, di svago e attraverso e con la cultura. Antonio Roccon, ciao Tony dal Veneto, ci saluta dalla provincia di Treviso. Carmelo Sciascia, ciao Carmelo, Riccardo Guida che concorda, Mimmo, ciao Mimmo, insomma, concorda non solo per quanto riguarda il tema cultura, ma in generale per quello che tu stai dicendo sulla questione, diciamo, sulle questioni pensionistiche. E Massimo Viglione ancora dice appunto grazie per avere così ricordato la categoria dei collaboratori dello spettacolo. No, questo è un tema di cui veramente pochi ancora, nonostante tutto quello che abbiamo vissuto, si rendono conto. Cioè, oltre a numeri veramente di milioni di persone in Italia che lavorano nel campo della cultura in generale, dello spettacolo dal vivo, poi in particolare parliamo di danza, di teatro, di circo, di musica e quant'altro, c'è Sono tutto quasi un 10 milioni, 10 milioni di appunto persone che lavorano 10 per questo. milioni e l'indotto, perché poi Sì, parliamo di falegnami, di elettricisti, di sarti. allestitori, di architetti, insomma, sono veramente infiniti e poi ogni tanto ci riempiamo la bocca dicendo che l'Italia potrebbe vivere solo delle sue bellezze. No, non è vero in assoluto e poi non è vero visto il nostro atteggiamento. No, soprattutto perché in realtà ogni tanto mi sembra di arrivare da un altro pianeta. No, infatti concordo con te, non potremmo vivere solo delle nostre bellezze, ma utilizzandole bene, dato che oltretutto noi, e poi tu lo sai perché è il campo tuo, l'Italia ha il 70% delle bellezze artistiche del mondo, no? Quindi l'Italia che tutti quanti possono immaginarsi vabbè. Faccio una metafora un po' così, una sacchetta di piccione su un pallone da basket, no? Questa è l'Italia, lo spazio che tiene, eppure c'è quasi il 70% delle bellezze artistiche. Ora, Sì. Su noi cosa facciamo? Purtroppo spesso le questo, lasciamo scusa perdere. Fabrizio, se ti correggo, perché questa è un po' la vulgata. In realtà questo dato deriva, ci tengo perché sai che io sono, come dire, Sì, una no, ma mentalità adesso la cifra magari è scientifica. sbagliata. No, no, non è che sia sbagliato, è che deriva dall'elenco dei beni UNESCO nella lista del patrimonio dell'umanità ed è non nel 70, è un po' meno. Il 66 probabilmente. Comunque, però è riferito a quella lista lì, quindi insomma su quella lista noi siamo comunque i detentori, più alti detentori, ma deriva da quello, nel senso che poi Forse anche il 50% sarebbe una cifra sì, enorme 50 e per le 40, nostre sì. dimensioni. No, 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 E no, ma oltretutto siamo in qualche considera modo. anche le dimensioni, è una cifra enorme, perché comunque sappiamo che l'India, non so, pensiamo all'India, pensiamo alla Cina, pensiamo a altri paesi europei, hanno tantissimi beni, i nostri, come dire, sono più, possiamo pensare che siano più concentrati, ecco, Ma quantomeno. questo per le dimensioni del nostro paese. Certo, Poi certo, certo. abbiamo il mangiare, il Sì. bere, il mare.
Le montagne, cosa ci manca? Le donne Certo. bellissime, scusa, che non guasta. Quindi per questo dico, noi se mettessimo a frutto, anziché essere, poi per carità, sarò anche un pazzo furioso, se anziché mettere, come dire, essere per forza una nazione industrializzata, avessimo veramente curato le cose che abbiamo, perché siamo patrimonio della cultura, cioè siamo la culla della cultura. Ci vogliono entrambi, ci vogliono entrambi. Secondo me non possiamo non pensare, cioè non possiamo pensare di poter andare avanti senza l'impresa, senza l'industria, che comunque, voglio dire, hanno ricerca, hanno, insieme, no? Portano insieme ricerca, innovazione e quant'altro. Però senza Queste sì, ma dimenticare questa alcune non parte. hanno portato solo, io non voglio fare riferimenti, però ci sono tante industrie che hanno veramente tolto anziché dare, perché hanno tolto, non faccio riferimenti, ma qui a Torino insomma ne sappiamo Sì, qualcosa. Hanno anche ma dato, ma hanno soprattutto tolto. Poi, sai però che ti ci voglio sono, bene, rispetto a quello che no, dico ci solo che. vuole, oggi dobbiamo veramente poter, credo, poi soprattutto in un momento come questo lo vediamo, visto anche, l'abbiamo visto tutti, in questi ultimi anni, il ritorno dei giovani anche all'agricoltura, insomma, ci sono tanti temi. Questo è bellissimo, in effetti, è Sì, molto bello. bisogna pensare al nostro paese, a un nostro paese che abbia più possibilità, no, per esprimersi, la cultura, il turismo, la gastronomia, l'agricoltura, l'allevamento, l'industria, la Abbiamo anche ricerca tanti innovativa. cervelli, abbiamo tanti Ma buoni cervelli. certo, sì, no, no, non potremmo vivere, e non, come nessuno di noi può vivere di una cosa sola, neanche il nostro paese potrebbe vivere solo di quello. Però, Però ecco, tenerne potremmo conto, vivere soprattutto. meglio e con questa cosa qua sicuramente. Poi insomma, è il tuo campo, Assolutamente, la cultura. Invece, assolutamente. No, 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 ma figurati, lo dico assolutamente, figurati. cosa si è tagliato in questi anni? Quando c'era. Lasciamo stare perché i soldi sono spariti. Io lo dico, si è rubato e si continua a rubare. Bon, ok, qui lo dico e me ne assumo tutte le responsabilità. Quando mancavano i soldi, cosa si è andato a tagliare? Si è tagliata la cultura, la sanità, l'istruzione e la magistratura. Queste quattro cose si sono tagliate perché sono quelle che qualcuno considerava, boh, così, magari meno importanti, eccetera, eccetera. Ci Meno ritroviamo. importanti e anche pericolose. Esatto, non volevo dirlo, l'hai detto tu. Comunque, e poi soprattutto, noi ci ritroviamo adesso con una sanità massacrata, era la migliore del mondo. Insieme a quella di Cuba, probabilmente, una sanità massacrata che se non fosse perché ci sono degli eroi e li ho vissuti sulla mia pelle gli eroi, non per il Covid, grazie al cielo, no? Ma sono veramente degli eroi, lavorano in condizioni veramente pazzesche, cioè Per ringraziare veramente da terzo mondo. sempre, sì, assolutamente. Senti Fabrizio, io se non ci sono domande o se tu non vuoi aggiungere altre cose, ne approfitto per salutare Renata. Ciao Renata, ciao anche a Giorgio. Ancora Alessandro Massa sottolinea e concorda e dice: finalmente una persona che parla in modo concreto della nostra arte. Tiziano Carlo Amelio, ciao Tiziano, Danilo Tacchino, Renato Volontà, È andata che via dice l'immagine appunto. del tutto, Cavo. Eh? Mi è Non, andata via scusa. completamente l'immagine. Eccolo qua, sono tornato. Ci Sì, no, sono io cose ti che non capisco. vedevo. Che dice: tu, cultura e turismo in tutte le loro forme sono la ricchezza del nostro paese. E insomma, hai suscitato veramente Io sono consensi. contento che io e te non siamo perfettamente d'accordo su questa cosa della cultura. E infatti rispetto assolutamente. Lo No, ma capisco. perché? Io sono Probabilmente d'accordo no, con nel senso te, ho che tu, solo no, fatto tu una giustamente dici puntualizzazione. no, non d'accordo, nel senso che tu, giustamente, essendoci più dentro di me, dici che non possiamo vivere l'una senza le due cose, eccetera, eccetera. Io non, Ma cioè, io penso anche che la cultura sia in tutto, la cultura è trasversale, la è in tutto, vediamo infatti anche nel nell'economia. mangiare, eccetera, però è un Ma dato di certo. fatto che
Ma Se sì, non la avessimo vedo. avuto certe industrie, forse stavamo bene anche meglio, Sì. Ma no? comunque è in tutto la cultura, E non poi sai. hanno portato la sede legale e pagano le tasse negli stati stranieri, oltretutto, non per Certo. dire. Non so, allora cioè. No, no, ma infatti, assolutamente. E, senti, ti saluta, ci saluta ancora Jeanette Miletto, che è sempre un piacere, grande Jeanette, che Lei era piacere. una mia grande lettrice, il Lo Mangiafuoco, so, sì. lo so. Non mancava mai. Senti, Fabrizio, io ti ringrazio, se hai piacere, anzi ti lascio la parola per salutare gli amici e le amiche, Beatrice Baronti, una grande amica. Ciao Beatrice. Beh, io vi saluto tutti, ringrazio. Cioè, non mi aspettavo questa audience incredibile, anche se Laura fa grande audience, ma il personaggio poi non è, anche se è un'istituzione, come qualcuno ha detto, o no, come hai detto, non istituzione, hai detto un'altra cosa. Un'istituzione, sì, un'istituzione. Invece qualcuno aveva detto che io sono una... Vabbè, non me lo ricordo. No, aspetta, non mi ricordo, io mi ricordo che sei un Una istituto, risorsa, una risorsa. Quindi una risorsa, esatto, una risorsa, bene. cos'è? La differenza cos'è? Che la risorsa è una roba proiettata verso il futuro, l'istituzione ormai è una cosa che è lì, tanto c'è e va bene. È Non so, vero, comunque mi va è vero. bene, mi va bene, mi va bene comunque. No, ringrazio tutti, è stato veramente, ringrazio te innanzitutto, perché questo è un bellissimo regalo per i miei 70 anni di poter dialogare con te su questo tuo bellissimo programma che secondo me non hai mollato anche in tempi di non coronavirus, quindi continui, cioè, a parte che ci siamo sempre stati. Per quanto riguarda il futuro, ragazzi, io, come ripeto, non sono molto ottimista, non vedo tanto la luce dall'altra parte del tunnel, ma mi sto preparando a fare una cosa, invito anche voi a farlo. Se non vedete la luce dall'altra parte del tunnel, fatevi mandare a casa da Amazon, dall'IKEA o da chi volete voi, o da quello sotto casa e arredate il tunnel, illuminatelo. Cerchiamo di viverci in questo tunnel il meglio possibile. Cioè... Mi E sembra un bellissimo messaggio, Fabrizio. Sì, illuminiamo soprattutto, l'ultima frase che voglio dire, no? Ragazzi, vogliamoci bene, non abbiamo la vergogna di volerci bene, vogliamoci bene. Che è molto di più che amarci, che va ben oltre. Un Sono abbraccio. d'accordo. Grazie Fabrizio, un abbraccio grande anche a te. Spero, per fortuna ci siamo visti, siamo riusciti a vederci poco prima del semi-lockdown. Abbiamo messo il punto per il momento sul lockdown. Sì, Che poi infatti. possiamo anche chiamarlo, non possiamo chiamarlo chiusura totale, sai che io sono un po' restio a questi termini. No, ma d'accordo, era per brevità. Anglofobi, sono anglofobo io. Sì. Senti, dice Danilo che ha comprato già quattro faretti, Perché per sono un il po' buio tunnel. io. Ma... No, per il Ah, tunnel. benissimo. No, è fondamentale. Ragazzi, Bravo. arrediamoci il tunnel, se no quelli che non ammazza Assolutamente. la pandemia li ammazza l'inedia, ragazzi, occhio. Mi sembra un grandissimo messaggio da fare nostro. Ti fanno i complimenti tutti quelli che ho citato prima, con abbracci da Angela, Pierangelo, Tiziano, Danilo, Aldo Pagliasso, ciao Aldo ancora, Giovanna Benzoni, ciao buonasera Giovanna, e grazie per essere qui, e grazie e saluti da tutti, e i commenti, i saluti continueranno, perché naturalmente come sempre il video rimarrà online per sempre, finché Facebook ce lo permette. Quindi grazie a tutti Da per averci lunedì seguito. su Rai 1 tutti i giorni alle 19:05. Grazie Fabrizio, grazie a tutti, buona sabato sera, buona domenica, è veramente un augurio di cuore per tutti, perché insomma questi prossimi giorni inizia l'avvento, e questi prossimi giorni siano davvero di speranza per tutti noi. E,
Io vi do appuntamento a mercoledì 2 dicembre con Umberto Maccioni, è veramente Umberto, una figura particolare, che insomma si racconterà. Dico particolare perché vi anticipo che una persona, non so se lo conosci Fabrizio, è una persona, è un signore di oltre 90 anni che fino a quando è stato possibile andava negli ospedali, nelle case di riposo a leggere ai Pensate. ricoverati, ai malati, e devo dire veramente. Tra l'altro un ex moncalierese, revigliaschese, veramente una bellissima figura, anzi vi invito già se avete modo di seguirlo. Tra l'altro, lui è uno di quelli che può dire questa differenza, anche se non è proprio una guerra questa, perché però lui ha vissuto il periodo in cui aveva 15 anni, andava nei rifugi durante la notte o durante i bombardamenti e poi uscivano e c'era la voglia di vivere, cosa che un po' questo virus ci sta togliendo, eh. Tolto, infatti. No, e quindi mi fa piacere che ci sia anche lui mercoledì, insomma, un'altra grande figura. Grazie Fabrizio, grazie a tutti, buona serata, buona domenica. Un bacio. Ciao, ciao, ciao. Ciao, baci, ciao.